Gravelli. Gasfiero Gravelli, che è stato, io ho conosciuto bene, un fascistone, c'era, si faceva passare per figlio di Mussolini. Allora, figlio, non riconosciuto. Ma non era vero. Tipo quello che è morto matto in manicomio. Non era vero. Ah. No, l'altro era vero. Sì, Albino, è... Albino, Benito Albino, era però, veramente vero. Era morto sul serio, era vero. Era vero. Così com'è sicuramente, cosa, Vespa. Vespa. No. Ma guardalo bene. È il ritratto del Duce. No, guardalo, è una cosa terrificante. Poi il che carattere. Sei nato a fare Aquila, quello è nato Aquila. Beh, certo. La madre lavorava, la madre. Come servetta. Come servetta. A casa Savoia, a casa Mussolini. No. A Villada, dove? Non sa niente. No. Dove è stato tenuto prigioniero Mussolini? A Gran Sasso. È di Gran Sasso. Lì nell'albergo? No, dai. Sì. Cazzo! Sono scopata la servetta nell'albergo, qui dove arrivava, 20 giorni, 10 dove, giorni, sì, stavo là. Sì. Dove arrivava, lasciava scegliere. Sì. L'ha detto Alessandro Mussolini, ha detto, Piero Vespa è mio zio. L'ha detto lei. Ma tu guardalo bene. Allora, in effetti caratterialmente, il tipo, capito? Camuffo. Servile, sì. Piaggeria, cioè, tutte caratteristiche degli eredi di Mussolini. Non ce n'è uno che abbia avuto un carattere, sì, tutti uguali. Eppure il padre era uno tosto, la madre era una tossa. E i nipoti tutti. L'unica che si è salvata, sai chi è stata? La poveraccia. No, la cosa lì, la Alessandra. No, Alessandra c'ha un bel temperamento, sì. Ma un bel cosa? Temperamento, però una stronza, che quando ha trovato il marito che si inculava le ragazzine l'ha perdonato immediatamente, come lei che faceva la campagna elettorale contro la pedofilia. L'hanno fregata proprio incredibile. Secondo me l'hanno messo in piedi apposta quel video. Certo. Prima proprio col botto. È una cosa da non credere. Dice, sì, uno fa la campagna per la moralizzazione del sesso e ti mettono tra i coglioni il marito che ti cura le ragazzine. Porca madre, quando l'ho saputo, ho detto guardate questa come sta tranquillando senza scudo. L'hanno rovinata, è finita. Certo. Cioè, ancora lì, ma oramai l'elettorato è partito. È finito, sì. Chi era che era carattere? Anna Maria, quella l'ultima nata. Non lo conosco, non so presente. L'ultima figlia di Mussolini, era una femmina, si chiamava Anna Maria. Non l'ho mai vista. Che aveva avuto, poverina, la poliomielite. Ah, non lo sapevo. Non sapevi che l'ultima figlia di Mussolini si chiamava Anna Maria? No. Aveva più o meno la mia età. No, ma regolare, cioè sì, figlia... è una delle figlie, l'ultima figlia tra Mussolini e Donna Rachele, l'ultima. Si chiamava Anna Maria ed ebbe la poliomielite. E lei è vissuta e come vogliamo andare? Sì, e come capita a questi che hanno avuto queste malattie? Senti, lascio il stand by o ci vediamo dopo? No, ci vediamo dopo. Spengo. E certo, spegni, certo. Tanto comunque viene.